Grazie. Siccome è stato appena detto che dopo 20 minuti abbiamo perdita di attenzione, io ho fatto... La rinnoviamo ogni volta. Allora va bene. Io la rinnovo con le diapositive, però vediamo se riesco a fare qualcosa. Se c'è un mouse... Allora devo andare lì? Sì. Allora vado lì. Vado lì. E andando lì volevo dire, a proposito di musei e di collezioni, che c'è anche l'idea del museo senza collezione ma con narrazione. Con narrazione. Per esempio, un bellissimo museo che è stato aperto ed è ovviamente molto conteso anche da narrazione alternativa, è la House of European History a Bruxelles, dove sapete che se per esempio avete un quadro tipo, non so, il ratto delle Sabine, non importa che questo ratto delle Sabine del XVII secolo sia permanente in quella collezione, ma che ci sia quel discorso su quel ratto di Sabine, e dopo 3 mesi o 4 mesi ne verrà un altro da un altro museo che lo presterà. Dunque l'importante può essere anche l'impianto narrativo nei musei e la comunicazione con il pubblico e il pubblico dei musei. Allora, io sono però con le spalle al muro, ma ce l'ho qui. Allora, è stato detto di didattica, di pubblicazioni, è stato detto di musei, abbiamo concettualizzato, grazie a Roberto, patrimonio e patrimonializzazione, dunque attività di public history sul patrimonio. Quello che mi resta da fare è parlare di public history. Allora, quello che vorrei fare è proprio questo, perché ci sono tanti equivoci su quello che è o non è la public history. Allora, ho preso 3 punti, spero, cioè, mi sarebbe piaciuto anche molto parlare di museo, parlare anche di festival o parlare di patrimonializzazione, però diciamo che entrerò in questi 3 temi qua. Che cos'è la public history, che è una cosa che ovviamente presta moltissime diverse interpretazioni. Ho ritrovato proprio da poco un tuo saggio del 2014 nel quale fai la distinzione public history, non l'avevo mai visto fino a un mese fa, e che connette la public history a il Festival di Storia a Bologna. Allora, cos'è la public history? Allora, qui avete un po' quello che è l'esplosione che è oggi attorno alle tematiche, alla disciplina, alla subdisciplina, come la vogliamo chiamare, della public history. Io qui ho miscelato soprattutto, mettendo un po' in avanti un paio di libri italiani, ma qui abbiamo la produzione internazionale che è immane. Gli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto l'Oxford Handbook, del quale vi parlerò, e da poco il Companion alla Public History di Blackley Wiley, che sono l'espressione anglosassone in inglese di quello che è la public history. Però per esempio è nata una rivista in Cina fanno delle conferenze nazionali di public history, abbiamo fatto quest'estate in Polonia una summer school di public history, in Russia fanno della public history da vari anni. Non è solo un'invenzione anglosassone, l'unica cosa è, ed è per questo che abbiamo detto che era importante portare questi 2 termini in Italia, public history è il riconoscimento, il brand di pratiche con la storia che abbiamo dappertutto. Allora, perché nasce questa public history? Perché le università e la storia dell'università non basta più per avere un ruolo sociale o civico. L'università ha una produzione interna all'università
L'università produce dei professori e dei ricercatori che eventualmente producono dei libri e dei saggi per riprodurre dei professori e dei ricercatori. Da questo punto di vista abbiamo pensato che la storia è molto importante, è molto importante per la società, a livello più alto. Io prendo qua la precedente presidentessa del CIS, il Comitato Internazionale di Scienze Storiche, l'International Committee of Historical Science. Perché parte da solo qui? Ecco. Finendo nel 2015 il grande convegno che si ripete nel 2020 a Poznan, dice questo: siamo in crisi, lo dice Jetala, è finlandese, era presidentessa della, siamo in crisi, abbiamo bisogno veramente di ripensare come lavoriamo, per chi lavoriamo, quali sono i nostri prodotti e come comunichiamo. Questo è già un primo passo, però dobbiamo andare verso dei pubblici, delle audience più larghe. Ancora non è del tutto public history, perché la public history si fa non solo verso dei pubblici, dunque capire a quali pubblici noi ci indirizziamo, ma si fa con il pubblico e con le comunità o dei gruppi di persone con le quali si fa storia e si condivide anche l'autorità attorno a quello che si crea. Dunque c'è stato, tutti lo sapete, questo manifesto che ha un po' risvegliato molti storici dicendo: voi siete, guardate soltanto alla storia locale, piccola, senza dimensione, senza globale, senza il tempo lungo, e mancate di introdurre le tecnologie del digitale per produrre nuove fonti, analizzare le fonti e portare avanti. L'unica cosa che Armitage e Gildi era la digital historian, Armitage lo storico, Digitale e Gildi non menzionano mai una volta in tutto questo pamphlet le parole public history, e sono americani. Dunque è una cosa molto strana nel paese nel quale ci sono più di 50 programmi, ci sono dei dottorati, questa disciplina funziona alla fine degli anni 70, ci sono le riviste, hanno dato il là ad altre nazioni su come progredire, non c'è public history. Allora, che cos'è un public historian? Io ho qua un dialogo del 78 per avvicinarsi a una possibile definizione, che però sarà la definizione che non possiamo definire perché abbiamo tutti un'idea diversa. Che cosa ho fatto qua? Ecco qui. Allora, qui avete un dialogo, non squilla il telefono, c'è un impiegato della contea di Fresno in California, e lo public historian Tocciala dice: buongiorno, sono stagista per il Dipartimento dei Lavori Pubblici, sto guardando qui al telefono per chi lavori, per il Dipartimento Comunale dei Lavori Pubblici. Allora sei un ingegnere? No, sto scrivendo una storia del sistema idrico di Fresno. È per una lezione? No, la città mi ha assunto per studiare le agenzie idriche locali, i loro diritti sull'acqua e la crescita dei loro sistemi idrici dal 50 ad oggi. No, un pianificatore. Allora, no, sono un public historian. Bene, che cos'è un public historian? Questo signore lavora come storico qualificato con le fonti all'interno di un'amministrazione pubblica ed è un public historian. Però bisogna anche farlo capire ad altri. Allora, per definire la public history, alcuni principi che secondo me sono di base permettono di andarci attorno. Prima, quello che ho detto, c'è una storia diversa in ogni paese. Abbiamo tutti un rapporto alla memoria, alla storia, al patrimonio diverso, che definisce le nostre identità. Attraverso questi lieux de mémoire, direbbero Nora, che sono questi luoghi con un condensato di storia e di memoria che ci definiscono attorno ai luoghi, attorno ai territori. Dunque è diversa dappertutto, e però la public history fa una cosa,
promuove pratiche locali che tutti pratichiamo sui territori, ma a livello globale, ripetendo le stesse cose, le stesse pratiche. E dunque c'è una disciplina che ha lì delle possibilità di attivarsi. Può anche essere insegnata all'università, vi farò vedere dove in Italia per il momento ci sono dei corsi di public history fino al dottorato, quest'anno, il primo. Si effettua tuttavia fuori dall'università, la public history si pratica e non è fatta necessariamente da universitari. Può esserlo, ma non necessariamente da universitari o da gente che ha un diploma universitario. Promuove pratiche applicate collaborative con il pubblico. Collaborative, quando diciamo questo, vuol dire che si collabora, ma quando collaboro attingo alla conoscenza di qualcuno e dunque la mia autorità sulla mia conoscenza è messa in discussione dalla conoscenza dell'altro. Dunque c'è quello che Mike Frisch dice che si chiama la shared authority, la condivisione dell'autorità, che è fondamentale, un principio fondamentale per la public history. Immaginate la difficoltà nelle gerarchie accademiche di condividere l'autorità con gli studenti. Ecco. Promuove la società queste cose. Le pratiche di public history tendono soprattutto all'interdisciplinarietà. Anche per questo è una cosa difficile da mettere in pratica. Se si pensa per esempio all'organizzazione universitaria delle diverse materie, come si verificano i curricula, come si può ottenere la VQR, attraverso quale dimensione. Storia. Qui lavoriamo interdisciplinarmente con gli architetti, con chi sta filmando, con chi può fare un rilievo archeologico, con chi sa scrivere, con chi sa creare un sito web. Dunque abbiamo qua la necessità totale dell'interdisciplinarietà per realizzare dei progetti di public history. Usiamo tutti i media, assolutamente tutti. Oggi per esempio stiamo facendo un'enciclopedia di digital public history e ho ricevuto il capitolo sui videogiochi. I videogiochi sono dei contenuti di storia, comunicano la storia, molti ragazzi sono influenzati da quello che di storia si trovano dai videogiochi, dunque è importante che i public historian si preoccupino di quello che si trova nei videogiochi. Produce anche nuove fonti, materiali e immateriali. Spesso insieme al pubblico, io penso qui l'esempio più eclatante ovviamente è la storia orale, è il testimone, è l'idea di registrare per esempio i siti web come fonte storiche, nelle loro storie. I siti web sono delle fonti straordinarie della storia del presente da più di 20 anni, che sono registrate in vari posti a livello europeo come anche a livello nazionale. Questo sono la creazione di nuove fonti che servono alla storia del tempo presente. È presente la public history dappertutto, si diceva il moderatore culturale. Sì, il moderatore culturale io lo chiamerei un public historian, perché è qualcuno che ha la conoscenza e lo passa a un pubblico specifico e riflette in funzione di quel pubblico. E ed è questo anche importante, perché e qui è un punto molto importante anche soprattutto in Italia, è più chiaro in altri paesi, in Italia lo è meno. Ieri per esempio sul Corriere della Sera abbiamo imparato che Paolo Mieli è quello che ha inventato la public history e l'ha diffusa in Italia. Nel suo nuovo libro il professore di storia della televisione Grasso, che lo intervista sul suo nuovo libro, dice Paolo Mieli è chi è public history, non è che la traduce, cioè prende quel brand lì, public history. Dunque c'è ricerca originale e innovativa con il pubblico. Solo un esempio, per esempio tutte le fotografie del D-Day, 3500 fotografie che sono caricate in Francia già da più di 10 anni da un ingegnere civile, non uno storico, Patrick Pecat, che si occupa di fotografia e che chiede di ritaggare, di rispiegare quello che queste fotografie offrono per gli storici.
Sul territorio in Normandia si mettono avanti una quindicina di persone che sanno dei luoghi, dei territori, delle persone e rifanno completamente la tagazione di delle parole chiave di queste fotografie, completamente diversamente di come l'aveva fatto l'Università di Caen, pubblicando dei libri con quelle fotografie. E dunque un ingegnere, il territorio, la gente, mobilitare le conoscenze delle persone, ovviamente verificate. Allora, elementi che sono parte anche di questa definizione, questa è la parte più teorica, poi vi mostro qualche cosa. La public history mette in dialogo cultura storica accademica e anche cultura popolare e memorie. Trasferisce la cultura storica accademica e non nel sistema dei media, non è solo comunicazione, non è solo divulgazione, è anche ricerca originale, fondamentale pensare a questo. Nei confronti della monografia ovviamente ha tante altre possibilità di usare gli oggetti, i media, le ricostruzioni per il passato. Però la public history, e questa è importante, l'ultima frase, va oltre all'aspetto cognitivo e permette alla storia, e quello è stato già detto prima, non ripeto quello che è stato detto prima di me, di appropriarsi di importante ruolo sociale e civico. E dunque di rispondere a Armitage e Gildi dicendo: oh, ci siamo noi siamo dei possibili interpreti della nostra contemporaneità. Gli economisti tanto non capiscono niente, noi abbiamo una dimensione più lunga e possiamo riflettere e contribuire a spiegare il nostro presente. Definizione liminaria, il primo grande centro di public history con più di 40 dottorandi è stato creato 2 anni fa, 2016, all'Università di Lussemburgo. Con l'Università di Lussemburgo cominceremo dall'anno prossimo ad aprire all'Istituto Universitario Europeo e a Lussemburgo una scuola estiva di digital public history. Loro definiscono la public history così: history beyond academic walls. Punto. È una cosa semplice. Infatti, quando ero a San Francisco, questo mi ha colpito tantissimo. Il passato è ovunque, il museo, il MoMA di San Francisco era chiuso, non si poteva, allora si girava attorno all'edificio e si diceva: guardate che, pensate fuori dal museo, perché la storia e la cultura e il museo è dappertutto, è ubiquo. E questo era detto da chi diceva: we've temporarily moved everywhere, dunque siamo dappertutto. Allora, il National Council of Public History, vedete, l'ho tradotto qui in italiano, movimento, metodologie, un approccio, eccetera, abbracciano una missione, sì, i public historians sono un po' missionari, per rendere le loro specifiche conoscenze accessibili e utili al pubblico. A me piace molto quello che è l'introduzione della nuova dell'Oxford Handbook for Public History di Gardner e Hamilton, che è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso, dove centra soprattutto il lavoro dei public historian sulle pratiche. Cioè, noi facciamo delle cose, cioè lavoriamo con la storia, mettiamo le mani dentro il passato con gli oggetti, le interviste, le costruzioni, cioè. Questo è, secondo me. Allora, il capitolo su la public history internazionale l'ho scritto insieme a Thomas Covin, e qui perché lo cito? Perché ho l'impressione che le fondamenta dell'idea della public history, collegata al territorio, collegato alla memoria, c'entra la microstoria italiana. E questa cosa dalla microstoria italiana è presente non solo in Italia. Un Portelli, come sta evaluando le industrie negli Stati Uniti attraverso le storie orali, sono attività di microhistory che sono valide globalmente, è il glocale in assoluto. Dunque il termine glocale è, secondo me, quello che è stato coniato dai geografi
e dai sociologi a metà degli anni 90, è secondo me il termine che di più ci dà le dritte per capire dove siamo e che cosa facciamo. Allora, in Italia. Questa è l'Italia, per il momento si sta... In Italia sta esplodendo la public history. Dicevi che non ti piaceva la public history la prima volta che ci siamo incontrato, adesso sì, perché tutti si riconoscono dietro a questo qua. È una cosa che, ma assolutamente tutti, c'è addirittura ieri sul Corriere a Paolo Mieli, che nel suo libro non c'è una volta la parola public history, ma l'intervistatore gli dice: tu hai introdotto la public history in Italia. Dunque c'è tantissimo, molte riviste si interessano ai public history, pochi libri, perché fa parte strutturalmente di com'è la... Allora, come abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato con questo grande convegno a Ravenna, e io qui mi rinvaficino dell'Emilio Romagna e del ruolo centrale non solo dell'Università di Bologna, ma anche dell'Emilia Romagna nel creare la dimensione della public history, non solo per l'Emilia Romagna, ma per tutta l'Italia e al di là. Questo convegno, che è stato organizzato dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Bologna a Ravenna, è stato un successo straordinario. Ci sono state più di 500 persone che sono venute da tutti i continenti e abbiamo messo insieme la prima conferenza dell'Associazione Italiana di Public History insieme alla quarta conferenza della Federazione Internazionale, che l'anno prima era a Bogotà, quest'anno era a San Paolo in Brasile. Dunque qui si sono incontrati veramente e avevamo i seminari in inglese e in italiano l'uno accanto all'altro in questo posto straordinario che è il campus di Ravenna dei beni culturali. Questo erano gli sponsor, vedete, c'erano gli sponsor internazionali, c'erano gli sponsor nazionali, c'erano istituzioni culturali come associazione, università, sponsor privati, e queste cose si ripeteranno e si ripeteranno questo prossimo giugno 24-28, quando finalmente andremo al sud, perché la prossima conferenza, che sarà la terza conferenza italiana di public history, si svolgerà all'Università della Campania Van Vitelli dal 24 al 28 giugno. Il call for paper sarà pronto entro il 15 novembre. Allora, questa era stata la promozione, io l'ho ripresa, il magazine dell'Unibo aveva promosso la conferenza così, con il reenactment, perché l'idea del reenactment è secondo me il più vicina all'idea che possiamo avere dal public history, cioè la rifacciamo la storia, cioè ci mettiamo, c'è il pubblico, ci sono le persone, ovviamente le persone a chi si chiedono un minimo di filologia nelle ricostituzioni, e ci sono diversi livelli di reenactment, ma questa è l'idea che uno ha della public history. Come da Ravenna, come il secondo convegno che abbiamo tenuto a Pisa a giugno, ha avuto veramente il supporto della RAI e di RAI Storia, numerosissime interviste, proiezione. È la public history al di là dell'università, nel media che fanno cultura, ha un impatto diretto. La RAI ne è molto conscia. Abbiamo fatto e faremo quello che sono delle... Oh là là. Ritorniamo. Oi oi, non vorrei... Allora, facciamo una cosa. Siamo tanto, non ero tanto lontano. Ecco qua. Abbiamo fatto tre giornate regionali di public history in Piemonte in primavera. Queste tre giornate saranno ripetute il 20 novembre in Lombardia. Ripetute, e le formule sono diversi seminari con delle riflessioni tra il pubblico e le persone su tematiche di public history che confluiscono in una conclusione dove i rapportori di vari seminari parlano. Le tematiche sono quelle attuali: la didattica, l'università, i media,
saranno, e questo è il 20, e preparano ovviamente alla conferenza che avremo. Quello che abbiamo fatto e presentato a Torino è questo. Abbiamo fatto un manifesto della Public History. Qui avete la nuvola di parola che ne rende conto, con una definizione di che cos'è la Public History e con una definizione di chi sono i Public Historian. È stato frutto di un lunghissimo dibattito, perché l'associazione ha presentato un testo che è stato rielaborato da tantissime persone presenti e anche altre associazioni storiche. Dunque, questa è la terza bozza finale che abbiamo tradotto in inglese e che sarà portata a Hartford, in Connecticut, a marzo, nel convegno nazionale annuale degli americani, che discuteranno delle proposte di Public History italiana, del manifesto della Public History italiana in America. Questa è dunque la nostra definizione, e più che altro chi sono i Public History italiani. Allora, operano, e questo l'abbiamo visto da quello che è stato detto finora, operano nelle istituzioni culturali, nei musei, negli archivi, in biblioteche, media, industria culturale, turismo, scuole, volontariato culturale, promozione sociale, tutti gli ambiti nei quali la conoscenza del passato sia richiesta per lavorare con e per pubblici diversi. Sono public historian anche gli storici universitari, sì, li accettiamo, che hanno scelto la public history come tema di ricerca e insegnamento, e soprattutto che interagiscono con pubblici esterni alla comunità accademica per fare storia. Spesso adesso, e c'è molta discussione attorno a questo elemento, c'è la didattica, la ricerca e c'è la terza missione. Dunque, i professori universitari si mettono in gioco fuori dall'università, nel pubblico, e comincia a essere anche valutato. Dunque, questo è importante, ed è un importante momento, secondo noi, di Public History. Allora, nel territorio, dicevo, l'Emilia Romagna, questo è stato il primo master. Il primo master è stato all'Università di Modena. Molta gente del primo anno, questa è la quarta volta che c'è il master, molta gente è stata formata. Un mediatore culturale può benissimo venire da un master di secondo livello dell'Università di Modena. Le persone che sono uscite hanno ottenuto e vanno verso lavori veramente diversi. Anche qui a Bologna c'è il Master in Comunicazione della Storia, che è un Master di Public History, ecco, perché parlando con chi lo fa, abbiamo già andato più volte. Allora, questo è il panorama attuale in Italia. Che cosa abbiamo? Abbiamo un Master in Public History tra l'Università di Milano, statale, e la Fondazione Feltrinelli. Questo è un Master di primo. Abbiamo il Master di Public History di Università di Modena, Comunicazione della Storica a Bologna e anche a Roma 3, questo va detto. Ci sono diversi Master in Comunicazione della Storia, ma Roma 3 ha un profilo di Public History, dicevo così. Un corso di alta specializzazione che è in corso adesso alla Cattolica a Milano, e ha tutte le settimane. C'è un laboratorio didattico sulla Public History con percorso formativo all'Università del Salento a Lecce. Fanno 3 giorni di conferenze, 5, 6 e 7 novembre a Lecce. C'è un laboratorio da alcuni anni all'Università di Cagliari, che è diretta da Cecilia Novelli, che è una business historian, che fa delle biografie di imprese. C'è un corso di digitale Public History all'Università di Salerno. C'è un dottorato adesso, ed è stato presa una ragazza irlandese che viene a fare un dottorato in Public History all'Università di Firenze. Io, parlando con gli amici di Firenze, mi sono detto: ma com'è un irlandese che ha vari programmi di Public History in Irlanda, viene a Firenze per la Public History? Perché all'interno della Public History, all'interno della Public History non è che ci abbiamo chissà quali insegnamenti strutturati di Public History. Poi c'è un curriculum in Public History a Roma 2 e un master di studio a Roma 3. Per il momento questo è il panorama della Public History in Italia. Dunque,
Un'altra cosa, un paio di cose, vogliamo ovviamente questa disciplina diventa parte del MIUR, che sia riconosciuta in quanto disciplina e che possa essere insegnata all'interno delle triennali o dei magistrali oppure come singolo corso. Allora, gli amici della NAI, che sono gli archivisti, hanno creato la voce Public History già ad aprile, dunque potete, nelle biblioteche, nei musei, negli oggetti, si possono soggettare gli oggetti e i libri attraverso Public History. Siamo stati chiamati più volte per tentare di dare una definizione dell'ambito, perché la definizione che avevano dato non era, però ormai c'è. Se guardate Public History, nel catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale, nessun libro corrisponde a questo termine. Dunque abbiamo il termine, non abbiamo la storiografia, non abbiamo niente. E infatti nemmeno il libro di Bertuccelli e Farnetti, che parlano di Public History, è catalogato come Public History. È storia della storiografia. Ultimo punto, se non sono troppo lungo. Lo farò molto velocemente. La Costituzione italiana, ci ricordava Flick nel convegno di Ravenna, ha nell'articolo 9 la necessità di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Dunque, dicendo questo, vi sono in Italia due persone che secondo me hanno pensato l'idea di patrimonio, differenziando quest'idea da come la Public History è stata definita in generale. Uno è un professore di, penso che sia Ivrea, l'Università Piemonte Orientale, che si chiama Angelo Torre, che è venuto anche a spiegare le sue concezioni nella conferenza di Ravenna, per la quale la patrimonializzazione è un processo sociale e questo cambia le carte in tavola rispetto alle analisi e alle ricostruzioni storiche della tutela dei beni culturali, quello che ha detto Roberto Balzani. Queste pratiche suscitano pratiche di storia applicate con il restore, la microstoria, la valorizzazione delle quartiere urbane, eccetera. Questo è un'idea. Lui, Torre, vede tre ambiti. Vede questa sua patrimonializzazione nel quale ci sono le pratiche sociali con l'heritage, il patrimonio e la presa in mano, per esempio, di un patrimonio archeologico dalla gente che lo circonda, per esempio, e che aggiunge, lavora con gli archeologi. Allora, lui vede tre cose. L'uso pubblico della storia, che tutti sapete, così che è cominciata in Italia. Abbiamo addirittura, prima che diventasse il pari, l'IMSS li aveva nel suo sito web, non Public History, ma uso pubblico della storia, nella quale parlava di Public History, non solo dell'uso strumentale della storia in funzione politica. Però l'uso pubblico della storia è Public History. Ci riflettiamo, fa parte dell'attivismo con la Public History, fa parte della riflessione anche politica e sociale con la Public History. Poi avete la storia pubblica, che non è stato tradotto storia pubblica perché c'era l'uso pubblico della storia, e anche perché non è molto, poi in francese l'histoire publique è un po', che risponde a una domanda di storia non accademica. E poi la terza dimensione, che è quella di Torre, che è spiegato da Torre in un bellissimo quaderno di quaderni storici del 2015, ha coordinato un numero di quaderni storici nella quale non solo teorizza quello che lui pensa che sia il patrimonio e la patrimonializzazione nei confronti della Public History, e ci sono vari esempi, anche per esempio di storia urbana, soprattutto a Torino. Secondo me tutto questo è dentro la Public History, perché sono gli elementi che compongono la Public History a livello globale. Cioè, uno può essere di più verso l'uso pubblico della storia, analizzare, criticare, scrivere, può fare più l'heritage e il patrimonio, può fare di più la Public History, la storia applicata. Dunque è un po' di tutto.
Storia applicata, applied history, come la chiama anche Torre, è stata inventata anche questa negli Stati Uniti all'inizio degli anni prima della Prima Guerra Mondiale. Ecco, ci siamo di nuovo. C'è uno storico nelle Iowa, Benjamin Chambaud, che ha cominciato a vedere che la storia poteva avere un impatto immediato sugli studi economici e sociali, e ha pubblicato un certo numero di libri con la gente per parlare di storia applicata. E questa è sono le prime avvisaglie. Oggi esiste addirittura un Applied European Contemporary History, che è un'associazione che fa dell'Applied History, ma che fa della Public History, lavora moltissimo sulla memoria e sulle rappresentazioni della memoria. Angelo Torre e poi Macerata. A Macerata c'è una rivista che si chiama il Capitale Culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage, che è totalmente interdisciplinare, nella quale si riflette proprio sulla patrimonializzazione e sul ruolo economico che potrebbe, molti sono economisti dentro la rivista, economisti del turismo, sulla riflessione che potrebbe avere il patrimonio debitamente utilizzato per l'Italia. C'è un numero, per esempio, che è questo, la valorizzazione dell'eredità culturale in Italia, che è un convegno importante che ci fu a Macerata, Università di Macerata del 2015, che Massimo Montella, che è il direttore della rivista, ha pubblicato insieme a Pierluigi Feliciati. Allora, su questo voi avete già parlato, non voglio entrare più nei dettagli, perché sarebbe bene avere un po' di discussione. Ovviamente quello che è la sua interpretazione di Montella della Convenzione di Faro dell'Unione Europea è che è la creazione di comunità di eredità. Dunque potrebbe essere l'idea della patrimonializzazione che ci ha ricordato Roberto Balsani, perché la comunità di eredità sono le persone che vivono sul territorio, che lavorano col passato, che lavorano col patrimonio, che l'elaborano da diversi punti di vista, anche turistico. E dunque avete questa idea di Montella. Prelicom lasciamo perdere, ecco la Convenzione di Faro, e finisco su queste due diapositive qua, perché nella Costituzione italiana, articolo 9, ci sono i paesaggi. E esiste già da vari anni un gruppo di storici del paesaggio all'Università di Firenze, Agraria, che hanno creato il catalogo dei paesaggi storici italiani. È disponibile, c'è il progetto, è stato pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura, è stato ripreso dalla FAO, è stato anche perché ci sono anche le eredità immateriali, come per esempio le pratiche storiche nel campo dell'agraria, delle coltivazioni, e dunque la preservazione di queste memorie delle attività con il patrimonio agrario. Dunque questa è l'idea dei paesaggi storici italiani. Mauro Agnoletti è responsabile ed è direttore di questo progetto adesso per la FAO, che vede questi paesaggi storici allargata alle pratiche immateriali di chi in quei paesaggi sta vivendo e a livello internazionale. Dunque questa dimensione sarà una dimensione che vogliamo introdurre nel call per Vanvitelli in campagna a giugno. Ci saranno alcune tematiche, questa sarà una delle tematiche che introdurremo. Grazie.